Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e ovviamente discutiamo le novità che sono presenti all'interno del gioco e che sono state inserite per l'appunto oggi, giorno 27 giugno del 2024. Ovviamente ci tengo a specificare la data perché chi vedrà magari questo video più tardi non avrà un riferimento specifico e quindi è giusto mettere i pallini sulle i. Allora, ci sono diverse cose che sono state inserite, ci sono diverse cose di cui effettivamente dobbiamo parlare e cominciamo ovviamente con la notizia, diciamo, più fresca, ma anche quella più scontata, ovvero like difficult nel Blizzard event. Quindi abbiamo ovviamente, come sempre, concluso la prima parte dell'evento del Blizzrad e adesso comincia la seconda fase. Seconda fase dell'evento che, come sempre, aggiunge i ticket dorati a quelli che precedentemente avevamo come bronzo e argento. E adesso, come già annunciato, comunque vi avevo già comunicato comunque in precedenza, viene aggiunta l'arma di Glenn. Arma di Glenn free to play in questo caso, dove abbiamo praticamente un Water Surge che ovviamente fa danno 290% acqua a tutti i nemici e ovviamente come refined ability primaria abbiamo il boost magico che può arrivare fino a 31 punti se portato ovviamente al max overboost e anche al livello superiore. Ovviamente arma free to play di Glenn che è comunque valida per ovviamente magari incrementare i punti tramite refined abilities, però abbiamo già le armi del banner in più. Glenn, per chi lo pullò ai tempi con il limit break, è un mostro senza senso per quanto riguarda l'arcanum water, arcanum water fisico in questo caso, e quindi diciamo che questo va a completare un pochettino tutto il suo setup. È inserita la crash all'interno ovviamente della difficoltà del Blizzrad, non credo di poterla fare al momento, vedremo se magari pullando Sephiroth o vedendo in generale la situazione forse posso inventarmi qualcosa, ma mi sembra molto molto difficile riuscire a fare la crash per me. E poi al solito coloro che completeranno la crash sia in singolo sia in co-op verranno aggiunti ovviamente nel tabellone della Frenzy Battle che poi verrà rilasciata qualche giorno dopo. E qui adesso cominciano le grandi novità. Grandi novità perché abbiamo il nuovo evento anche che viene introdotto per l'appunto proprio a partire da oggi, anzi a partire da stanotte, stamattina, le 4 del mattino, ovvero il Summer's Here Firework on the Beach è praticamente attivo. Nuovo evento dove abbiamo praticamente il plot, in questo caso la trama di questo evento, dove praticamente le cose in generale, no? La situazione si fa un po' rovente perché c'è caldo, non per altri motivi, e quindi Cloud e i suoi amici organizzano una sorta di competizione gli uni contro gli altri proprio per prepararsi alle festività estive, dove appunto verranno successivamente accompagnati da dei fuochi di artificio. Quindi abbiamo il team di Cloud e il team di Barret che si affronteranno e dovranno in un qualche modo superare queste sfide e quindi aggiudicarsi questa competizione, mettiamola così. L'evento sarà attivo fino al 21 luglio, quindi avremo praticamente un altro mese di evento, quindi è molto probabile che possa uscire anche un altro banner in correlazione a questo evento estivo, perché un banner è già uscito e adesso lo andremo a vedere nel dettaglio, ma è molto probabile che durante quest'altro mese uscirà molto probabilmente un altro banner. Anche in questo caso, come funziona l'evento, come sempre, come tutti gli altri eventi, bisogna completare le quest, ricevere gli oggetti e poi scambiare i premi per ottenere altre ricompense nello shop. In questo caso potremo ottenere le Starry Gel e il Red Powder che potranno essere successivamente scambiati con tutti i vari premi presenti nell'Exchange Shop. Arma di Cloud, che in questo caso viene arma free to play di Cloud che viene inserita in questa prima parte d'evento, dove appunto abbiamo il Fira Impact in questo caso e il boost di attacco fisico, quindi è una buona arma in questo caso
per la build tecnicamente fuoco fisica anche di Cloud stessa, dato che per l'appunto abbiamo Cloud fisico di tipo fuoco, quindi ci può stare. E poi per quanto riguarda il boss in questione, che affronteremo in questo evento estivo, sarà la Stardust Flan. Elemento consigliato fuoco, attacchi raccomandati magici, quindi io qua da un lato posso tirare un sospiro di sollievo perché ho Zac Arcanum Limit Break con danno fuoco magico, quindi sono abbastanza contento, se devo essere onesto, quindi va bene questo evento per me. E ovviamente tipologia di attacco raccomandato magico. E ovviamente che cosa, questa è la strategia che ci viene consigliata per affrontare il nostro avversario, e invece queste saranno le ricompense che potremo farmare come al solito grazie ai costumi e grazie ovviamente agli overboost delle varie armi che otteniamo praticamente all'interno del banner e soprattutto all'interno del gioco. Non c'è altro da dire, sì, ovviamente il banner che vede come protagonista Yuffie e Lucia, che avevamo già visto con la live messa in onda circa un mese fa, dove erano già stati annunciati questi personaggi, ma vedremo poi nel dettaglio il banner che cosa ci offre. Avremo anche delle missioni e tutto il solito che praticamente viene racchiuso in un mega evento che addirittura in questo caso dura praticamente un mese, e penso che durerà questo evento fino all'arrivo delle gilde, perché sono abbastanza convinto che le gilde arriveranno l'ultima settimana di luglio, dato che avremo il capitolo, avremo questo evento estivo, quindi avremo modo di avere tanta roba prima del rilascio delle gilde che avverrà mese prossimo. Coop Battle, inserite le summon, quindi adesso abbiamo la possibilità di poter farmare le summon in più Shiva Bahamut in questo caso, e quindi per coloro che appunto hanno difficoltà o devono farmare le summon di Shiva e Bahamut, adesso le potranno farmare tramite le coop. La campagna Final Fantasy VII Ever Crisis Beach Campaign, campagna che per l'appunto ci consentirà di ottenere altre multisummon gratuite, ovvero 210 draws for free, quindi vuol dire 21 giorni in teoria, quindi tutta la durata praticamente dell'evento diciamo d'estate, avremo altre multisummon gratuite, quindi capite benissimo come il gioco comunque sia in un modo o nell'altro ci riempia di multisummon gratuite. È vero che poi si può shaftare, però le probabilità comunque sia vengono concesse. Ovviamente che cosa dobbiamo dire? Avremo 210 free summon in questo caso, quindi pullate gratuite. Inoltre anche in questo caso ogni mercoledì avremo la probabilità di trovare un 5 stelle raddoppiata, e ogni domenica avremo l'opportunità di beccare una 5 stelle dell'1.5 in più. Quindi abbiamo il mercoledì e domenica che sono praticamente le giornate favorite per ottenere roba, perché abbiamo appunto delle chance in più. Successivamente abbiamo le missioni che dovremo completare per ottenere memorie per quanto riguarda Yuffie e per quanto riguarda Lucia. Successivamente i pacchetti che verranno inclusi all'interno dello shop, quindi per coloro che hanno intenzione di investire sul gioco con i soldi veri potranno ottenere diversi vantaggi, e poi per il resto non abbiamo nient'altro da sottolineare perché già va bene così. E qui invece abbiamo il banner che analizzeremo come sempre in un video a parte, quindi non vi preoccupate, qui diamo un'occhiata soltanto generale per farvi vedere un po' quello che effettivamente viene mostrato in gioco. Yuffie e Lucia come primo banner ovviamente di questo evento. Le armi in questo caso abbiamo per Yuffie il Striped Moogle Float, quindi il salvagente appunto a strisce del Moogle, con l'abilità Explosion, quindi abilità fuoco. Ovviamente essendo il boss debole a fuoco, qui abbiamo un personaggio fuoco, e in realtà mi sembra anche strano perché con l'estate a me era venuto in mente ghiaccio barra acqua, anche se poi hanno fatto un evento a parte con l'acqua. Il ghiaccio effettivamente siamo già pieni di tantissimi personaggi sia magici che fisici, quindi
sarebbe stata una ridondanza un po' troppo forte. Però, Yuffie, Stripped Moogle Float Explosion, 700% di danno fuoco fisico a tutti i nemici, e inoltre garantisce all'utilizzatore dell'attacco danno fuoco incrementato se gli HP sono al 50% più. Quindi una incredibile potenza di fuoco AOE, perché 700% AOE è tantissimo, è quanto un attacco quasi singolo praticamente, però fatto AOE è tanta roba, veramente tanta roba. E invece per quanto riguarda Lucia abbiamo Bullet Hail grazie al Marine Shooter, dove abbiamo un 560% di danno non elementale fisico a tutti i nemici, anche in questo caso, con diminuzione dell'attacco fisico e in più addirittura anche la resistenza a fuoco. Quindi praticamente abbiamo una 3 in 1, un'arma con 4 barre ATB che fa 3 in 1. Quindi danno, diminuzione dell'attacco fisico e in più anche la resistenza down del fuoco. Stiamo veramente iniziando ad entrare in un'era dove le armi fanno praticamente tutto, e quest'arma di Lucia è incredibile, se non fosse per il fatto che comunque avrei preferito altro, sinceramente, sia su Yuffie che su Lucia. Quindi già capite bene cosa penso di questo banner. Per quanto riguarda invece i costumi, abbiamo delle grandi novità, che non sono le Bubas. Purtroppo anche qui abbiamo una sorta di nerf per quanto riguarda purtroppo sia Lucia che anche Yuffie, ed è un peccato perché il costume di Lucia qui è veramente tanta roba. Ma per quanto riguarda Yuffie abbiamo il costume Summer Moogle, che sblocca una nuova refined ability che è il Sun Favor, quindi il favore del sole, no? Quindi il sole bacia i belli fondamentalmente, dove abbiamo un boost HP e il boost difesa fisica insieme. E in più Yuffie prende l'Arcanum Fuoco. Arcanum Fuoco fisico che per Yuffie, per chi comunque la possiede già con Arcanum Vento e anche Arcanum Terra, potrebbe comunque essere una buona idea. Per chi non ha Cloud, ovviamente. Cloud è uscito a Capodanno, quindi chi ovviamente sta iniziando a giocare adesso e ha l'opportunità, qui già ci sta, ma ne parleremo nel dettaglio. Mentre invece per quanto riguarda Lucia abbiamo Beach Agent con anch'essa Sun's Favor, quindi come refined ability, quindi boost HP e boost difesa fisica, e in più buff debuff extension, quindi una skin diciamo abbastanza standard, oserei dire, niente di così incredibile, se non il fatto che comunque abbiamo un boost HP e un boost di difesa fisica insieme, che dovrebbero essere, cioè io penso siano comunque 8-8 punti o 5-5 punti, perché solitamente abbiamo un boost di 10 punti per singola ability, qui ne abbiamo due, quindi se fossero già 10-10 punti, comunque tanta roba, eh. Ora poi la vedremo meglio nel dettaglio. Per quanto riguarda la wishlist, ovviamente sapete già come funziona la wishlist e non c'è bisogno di dire altro. Nel data mining si era parlato di wishlist con limited, roba strana, io in realtà ho controllato poco fa e non c'era niente, quindi ora poi magari ricontrolleremo, vediamo un po' se magari ho perso e mi è sfuggito qualcosa, ma non dovrebbe esserci nulla di incredibile. Poi vabbè, i pacchi delle nuove armi al solito con i vari overboost che vi verranno sbloccati nello shop, e poi abbiamo il wallpaper con Yuffie in costume da bagno se portiamo la sua arma almeno a 2 overboost, e la stessa cosa di Lucia se portiamo ovviamente il suo overboost sempre a 2. E quindi per quanto riguarda le novità abbiamo finito. Direi che quindi con questo video è tutto, vi aspetto con il video successivo in cui parleremo del banner, faremo una chiacchierata sul banner e come sempre vi darò una mia opinione, sperando di essere il più oggettivo possibile, per permettervi di utilizzare al meglio le vostre risorse. Detto ciò, io vi aspetto con il prossimo video, vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci becchiamo alla prossima.